Ciao a tutti, oggi insieme prepareremo i taralli croccanti all'olio d'oliva. Vediamo subito gli ingredienti, ma nel frattempo io ne assaggio uno. Che bontà! Per preparare i taralli croccanti utilizzeremo della farina 00, acqua, olio extravergine d'oliva, sale e semi di finocchietto. Vediamo subito il procedimento. Il procedimento può essere fatto a mano oppure in planetaria. Io preferisco farlo a mano. Mettiamo la farina sulla spianatoia. Aggiungo il sale i semi di finocchietto e inizio ad impastare aggiungendo l'acqua. Andiamo ad aggiungere l'olio. L'impasto è pronto, lo lasciamo riposare per circa un'ora. Ci vediamo dopo per la formatura. Dopo aver fatto riposare l'impasto, procediamo con la formatura dei nostri tarallini. Naturalmente le dimensioni potete deciderle voi, se vi piacciono piccoli oppure più grandi. Taglio un pezzo di impasto e con le mani vado a stenderlo, creando un filoncino. Filoncino e vado a chiudere in questo modo. Ecco pronto il mio tarallino. Potete farlo più piccolo o più grande. Andiamo a tuffare i nostri taralli in abbondante acqua. Vediamo. L'acqua bolle, mettiamo all'interno i nostri taralli. Quando vengono a galla, sono pronti da scolare. Dopo qualche minuto, i taralli sono pronti da scolare.
Dopo averli scolati, li mettiamo ad asciugare su un canovaccio pulito. Facciamo asciugare i nostri tarallini per circa un'ora. Dopo andremo in forno. Dopo aver fatto asciugare i taralli, li mettiamo in una teglia sulla carta forno. Andiamo in forno a 180 gradi per circa 30-40 minuti o finché i nostri taralli non sono ben dorati. Vedremo il risultato finale più tardi. I nostri taralli sono pronti.